Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati su Wesa Twitch, pronti per iniziare una nuova avventura. Ciao Dario, benvenuto. Benvenuti a tutti ragazzi, a chi si vorrà unire. Sentite questa musichetta molto molto chill out, con questa pioggia, questa ambientazione cyberpunk. Ho deciso di intitolare questa live Cyberpunk 2077 avanti Cristo. Scusate, me le rido da solo. Grazie mille Luolan, grazie mille dei 13 mesi, grazie del supporto. E ho addirittura un emoticon per ringraziarti. Beccatela! Ah, una specie di esplosione. E l'ho intitolata così, ciao Bodda. Ho voluto intitolare così questa live perché tecnicamente stiamo per iniziare un gioco cyberpunk. Però, insomma, no, non è proprio tecnicamente all'altezza del gioco che va per la maggiore in questo momento. Ciao Getter. E quindi mi sembrava un titolo adatto a questa live. Poi, insomma, ci sono state diverse polemiche in questi giorni. Ciao Cituk, ciao Marti, benvenuti ragazzi. Come sapete, ci sono state diverse polemiche. Io non mi sono. Forse avrà meno bug, beh, lo spero. Ciao Elena. Io no, non mi sono ancora neppure azzardato con Cyberpunk, quello 2077 dopo Cristo, perché sinceramente è un gioco che mi incuriosiva giocare next gen, e devo dire che l'avevo intuita giusta, e io sistemi next gen al momento non ne ho, quindi non è il caso che me lo vada a prendere. Esattamente, Dario, esattamente. Ciao Garu. Benvenuti ragazzi, aspettiamo ancora una ventina di secondi e poi partiamo. Ciao Lorma Cow, ciao Matteo. Ci ho pensato anch'io. Non so poi che cosa sarà, che cosa si dirà. Ciao Freddy, ciao Trezert. Ciao Onorevole Joe, benvenuti ragazzi. Non so poi che cosa si dirà fra un anno, no? O due di questo Cyberpunk 2077. Ciao Antonio, intanto. Siamo a un livello di deformazione della discussione pubblica che davvero senti il bisogno di. Devi staccarti un attimo per capirci qualcosa. Expert, non so se sono così expert su Bloodborne. Comunque su Bloodborne abbiamo giocato anche parecchio in New Game Plus. Probabilmente qualche partitella in futuro la faremo ancora. Ciao Panirico, ciao Gabri. Vedo che stiamo un po' tutti facendo le stesse gag. Chi lo sa, Cituk? Chi lo sa, chi lo sa? Staremo a vedere, staremo a vedere. In ogni caso, questo è un gioco punta e clicca, cioè non so se è punta e clicca, però sicuramente ho il puntatore, devo cliccare. Purtroppo c'erano moltissime lingue disponibili in una schermata precedente a questa, veramente tante, ma non c'era l'italiano, quindi ce lo becchiamo in inglese e vediamo di che si tratta. Ah, che cosa so di questo gioco prima di iniziare? È molto molto ben valutato su Steam. Boh. Non lo so, credo sia un gioco molto importante filosoficamente, un gioco di riflessioni, di così. Non dovrebbe essere lungo. Sì, c'era il francese e c'era altra roba, insomma. E ho molti qua che mi dicono che è molto figo, quindi non credo sia proprio un'avventura grafica. Dovrebbe essere un mix fra. Non Siravana, credo. Dovrebbe essere un mix fra un gioco dialogico, quindi quasi visual novel, con degli elementi di bartending, credo. Vediamo, clicchiamo. Ehi. Allora, innanzitutto dobbiamo fare mente locale. Il gioco si chiama The Red Strings Club, che scritta che non è apparsa, che quindi sarebbe il club delle corde, dei lacci rossi, vabbè, insomma. E qui abbiamo un personaggio, questo Brandis, che sta cadendo nel vuoto, quasi serenamente, da questo grattacielo. Mi domando quando il mio fatto sia stato segnato, no? Non mi sarei mai atteso che la mia morte sarebbe stata così epica. Immagino di non potermi lamentare. Ehi Donovan, stai ascoltando? Quindi abbiamo un interlocutore, un certo Donovan. Un interlocutore immaginario? O forse no? The Red Strings Club. Ecco i nostri Brandis, lo chiamerei, e Donovan. Donovan quindi è il barista. Forse noi siamo Donovan, in qualche modo. Non lo so, non voglio anticipare.
Questo è il The Red Strings Club, comunque, è questo bar. Non devi fermarti ogni tre frasi per chiedere se sto ascoltando. Certo che sto ascoltando, sono un barista. Benvenuti, benvenuti Stefano, grazie a tutti quelli che sono connessi. Saw that girl from Proxima, Vega. È venuto fuori che mi stava semplicemente usando per beccare la talpa nella polizia, una cosa del genere. Qua ci sono dei fattacci. Sei andato a letto con lei? No, non le piacciono i ragazzi. In ogni caso sono quasi stato arrestato, ma sono riuscito a sgattaiolare fuori dalla Bot Patrol Car, no, la macchina della polizia Bot, una cosa del genere, da Proxima Centauri, chi lo sa, chi lo sa. Un giorno finirai ammazzato peggio, o peggio, morto o peggio, scusate. Se continui a fare affari con queste Proxima Scoundrels, Scoundrels cosa vuol dire? Oh, ragazzi. Scoundrels. Cosa sono scoundrels? Scoundrel. Mascalzoni. Con questi mascalzoni di Proxima. Proxima forse, essendo un'ambientazione cyberpunk, potrebbe essere una multinazionale? Non lo so. Viviamo in una città governata dalle corporation. E se non facessi balotta, se non mi associassi con i mascalzoni... potrebbe anche essere tirapiedi o qualcosa del genere, sarei in un attimo senza lavoro. È così, in poche parole, oggi è stata una giornata di merda. Perché non mi prepari qualcosa? Ok, che cosa ti va? Bourbon? Vodka? Tequila? Sorprendimi! Ok, fammi vedere che cosa abbiamo qui. Ok, prepariamo un drink... per Brandeis, che è un personaggio di cui conosciamo la sorte. A cosa dovrei puntare? Vedi qualche interessante soul nodes, numen, rivolto al player? Ehi, numen? Numen? Grazie Levin, grazie mille degli 8 mesi. All'ultima musa deve essere già scaduta. Vediamo se non riesco ad incanalarne un'altra. Capiremo di che cosa sta parlando, immagino. Harvester of sensation, I beg of you, bestow upon me your graces. Ma si sta rivolgendo al player? Weave the red strings and guide my hand to tune into buried emotion. Però, grazie Sbiberga, grazie mille dei 4 mesi. Siamo veramente noi. Siamo noi il numen, il nume, la divinità a cui lui fa appello, la musa, no, della realizzazione dei cocktail o qualcosa del genere. Questo dovrebbe andare. Ora, se puoi sentirmi, cerca di prendere su una bottiglia e muoverla intorno. Un click per prenderla e un altro click per mollarla. La puoi portare in giro per mescolare i suoi... Ehi, però... Però non voglio... Ma perché si... Ma dinci! Non voglio... Ok, non devo cliccare. Sorry. Sorry. Ok, ora cerca di visualizzare l'anima del nostro cliente. Riuscite a vedere? Accidente, sono un po' sopra. Vabbè, comunque si vede. Maledizione. Un pochino... Un feeling da Suda 51. There you go. E ora concentrati al Red Strings Club. Non serviamo soltanto alcol. Usiamo
spiriti, ma qui spiriti non inteso, immagino nella sua accezione alcolica, per, come si può dire, per entrare in sincrono, per accordarci, per entrare in sintonia, ecco, con le emozioni dei clienti. È tutta una questione di far combaciare, no? Le loro vibrazioni e consentire loro di assaporare, lamentarsi in qualche modo, o contemplare i sentimenti fondamentali, no? Della loro anima, delle loro anime. Una cosa di questo genere. Cerca di leggere nell'anima di Brandeis. Ok, accidenti, non è che lo vedete proprio perfettamente. Qui c'è una strana pride, orgoglio. Anxiety, ansia. Grazie mille Krimr95, grazie dei 9 mesi. E grazie Calvignolo dei 2. Mentre qui abbiamo regret. Peso. Orgoglio, ansia, rimpianto. Però, grazie ragazzi, grazie del supporto. Questi sono gli stati d'animo, direi, che sono sepolti dentro di lui, no? I nodi dell'anima, the soul nodes. Questa è praticamente l'arte suprema del barista, no? Che legge nel cliente il suo stato d'animo. E il cliente, al barista bravo, dice, pensaci tu, no? E il barista lo legge al punto che crea il cocktail, la bevanda ideale per l'anima del suo cliente, no? E questa è l'idealizzazione del rapporto fra il barista, che è una sorta di confessore, e il cliente che si presenta da lui, sperando di avere comprensione. Grazie mille Lamaz, grazie dei 9 mesi. Bella come idea, bellina da matti, abbiamo proprio appena iniziato. Mi piace molto questa atmosfera, mi piace moltissimo questa atmosfera, questo jazz un po' chill out, così. Comunque, ok, vediamo di capire che cosa... Esatto, l'abbiamo letta la brief description, abbiamo pride, anxiety, regret. E questo in realtà abbiamo già un quadro emozionale del nostro cliente, eh? Orgoglio, ansia, rimorso. Ok? Una sorta di sciamano, sì. Oddio, io nodi ho dato per scontato che siano nodi, eh? E fa un po' Cowboy Bebop, sono d'accordo anch'io. Aspettate che... credo sia nodo, aspettate che vado velocemente a verificarlo. Questo è un gioco da giocare con grandissima... Nodo, sì, direi nodo. Sì. Con grandissima calma e rilassatezza. Diciamo che cerchiamo di conformarci a questa atmosfera che apprezzo. Allora, adesso tiriamo fuori una di queste emozioni dormienti. Qualunque cosa tu metta, no? Versi in quel bicchiere, sarà riflesso nel soul disk, che immagino sia questo cerchio rosso che abbiamo qui. Ogni spirito ha un differente effetto. Su, giù, destra, sinistra, ok, quindi praticamente dobbiamo matchare uno dei... Ok. Quindi noi... creando il nostro cocktail, sposteremo il cerchio verso una delle emozioni, pride, anxiety, regret, e immagino sbloccheremo differenti dialoghi, differenti confessioni da parte dei nostri clienti. Ricordiamoci che, come vi dicevo, dovrebbe essere un po' visual novel, un po' appunto bartender, diciamo simulatore di barista. Io non ho mai giocato, ma conosco il famoso videogioco Valhalla, scritto VA11AH, insomma è noto su Steam, insomma noto si fa per dire a livello di giochi indipendenti, e credo che questo gioco sia sullo stesso filone, però non vorrei, penso che questo sia più visual e meno bar, e quello sia solo bar, una cosa del genere, più o meno, potrei averlo detto male, però insomma per intenderci. Va bene, allora adesso noi make the soul disc match. Ok, ci sta già ripetendo le cose, quindi io non ho idea di quali siano le sostanze e di che cosa facciano, naturalmente, però diciamo che prendiamo... È così che fai un drink degno del Red Sings Club, che è chiaramente un posto magico da questo punto di vista. Sentiti libero di sperimentare finché non te la cavi, insomma, non ti ci raccapezzi. Qua si clicca qualcosa. Oh my god, alt.
If you get lost, you can check your ingredients in the notebook. Ok, l'avevo appena fatto, perfetto. Va bene, siamo liberi dal tutorialino. Qua abbiamo l'Alexander's High Roller Bourbon. Bourbon, io lo pronuncerei. Con la highest rye count of any bourbon on the market, bla 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 bla. Will make an intense impression on your tongue. Ok, ok, ok. Deep down, quindi high down, vodka. Mi piacerebbe però sapere le corrispondenze. Come faccio a sapere qual è il bourbon e qual è la vodka di queste cose qui? Quindi la vodka va giù. Slightly sweet and grainy palate of ultra premium vodka. Ok, ok. Non bevete, ragazzi, eh. The torturer is the grandson of a fallen mafia boss. Rumors say use very unconventional methods. Proxima will be attending the New Year City Conference. Okay. Supercontinent will be presenting something revolutionary. Akara. Guy named Ghost has dealt with Red Secret in the past. Qua ci sono cose. Grazie mille Omino, grazie dei 4 mesi per il supporto. Quindi qua noi abbiamo obiettivi. Find out more about the new freelance torturer kid in town. Ok, quindi c'è un ragazzo che fa il torturatore in città e ottiene un invito a Capodanno da Brandy's. Quindi queste sono cose che noi abbiamo già, ok? Find a supplier of Red Secret and Blue Whisper. Che casino. Ah, sì. Nelle bottiglie si vedono le direzioni. Giustissimo, Gabri, giustissimo. E infatti, Westward, l'Assenzio, che è quello verde, che va verso ovest. E la Tequila Carlos Derecho, che va verso destra, ovviamente. Benissimo. Vabbè, però qua c'è qualcosa. Achievement that doesn't sound unprofessional to me. Siamo amici con il nostro cliente, di cui sappiamo già la fine. Va bene, direi di fare. Allora, abbiamo orgoglio, ansia, rimorso. Che tra l'altro, regret, io dico rimorso e rimpianto come se fosse la stessa cosa, cosa che non è. Quindi, regret è rimpianto. È interessante rimpianto. Orgoglio mi sembra interessare, a me interessa di meno. Ansia anche, secondo me, è molto interessante. Però vorrei proprio andare verso rimpianto. Quindi, di base, vorremmo andare giù. Dico bene. Oh my god. Oh. Aspetta. Ah, ok. Vedete. Siamo leggermente troppo andati giù. Non so quanto si debba essere precisi, però farò un piccolo rabbocco. No. Un piccolissimo aggiustamento. Ecco, esagerato. Potevo evitarmelo. No! Scusate, è la tendenza a premere il pulsantino. E poi abbiamo detto che volevo rimpianto, quindi andiamo con... Questa era la tequila. Accidenti, non so se ce la facciamo, forse ho versato troppo liquido. PD. Ai. Allora, hardcore gaming, sì. In teoria io dovrei andare leggermente a destra e leggermente in giù. Sentite. Tra l'altro ho fatto restringere il cerchio. Non è più modificabile perché abbiamo finito. Ah, vai a zappare. Immagino che questo sia l'invio. No! Ok. Possiamo rifare tutto.
Questo paradossalmente è molto positivo. Allora, andiamo giù. Dio di hardcore gaming, veramente. Poi come si fa l'invio finale? Accidenti, ci vuole sempre un po' troppo per farlo scendere. Yes! Ah, quindi si può solo vincere. Ok. Sì, non sono stato proprio pulito. C'è il bancone da pulire. Perché ci hai messo così tanto? Perché sono una pippa sonica. Hai ancora fatto il discorso dell'invocazione alla musa, che è carina come cosa, no? Eh sì, ho perso un po' il mio mood, no? Il mio mojo. They wanted to make a drink worthy of your refined palate. Ho messo che palato si dica palate. Harvester of sensations, I beg of you, bestow upon my friend some drunkenness. Ridi dopo che l'avrai bevuto. Sai che ci prendo sempre, che colpisco sempre nel segno. Lo so, lo so. Vediamo che punto hai colpito, no? Stanotte. In teoria questo è l'elemento di rigiocabilità, eh? Avere i tre punti, no? Per indagare diversamente i nostri avventori. Madonna, questo gioco sarebbe da giocare con un drink o qualcosa. Io però non sono un grande bevitore. Non più. So, Donovan, abbiamo servito a Brandis che già è un nome che sembra un alcolico, un bicchiere di rimpianto. Peso. Peso. Abbiamo servito a Brandis un bicchiere di rimpianto. Sai, io mi dispiace, no, del fatto che ho continuato a lavorare con Proxima, che abbiamo detto essere quindi una corporation. Dopo aver appreso quello che ti hanno fatto. Quindi Donovan non avrà simpatia per Proxima. E so che può essere un pochino estremo, no? E un po' troppo volatile. Ma tu devi capire, loro sono una cosa positiva, no? Per questa città. Non ci sono molti altri attivisti hacker, gruppi di attivisti hacker, che possono giocare, diciamo così, a un livello, allo stesso livello, alla pari, con le corporation e il governo. Eppure Proxima dovrebbe essere anch'essa una corporation, vediamo. Ah, ne abbiamo già parlato, no? Lavoro è lavoro. Ma non pensare mai, cioè non immaginarti che poi io vada d'accordo con loro. Se il salvatore stesso dell'umanità rompesse il tuo ginocchio e ti avvelenasse con un virus che respinge l'impianto, con un virus respingi impianto, ok? Siamo in un cyberpunk, eh? Quanta fatica faresti, no? A simpatizzare i salvatori, a simpatizzare con loro. Questo è Donovan, che chiaramente ne ha passate di tutti i colori e allude a quello che gli hanno fatto quelli di Proxima. Sì, lo so. Mi dispiace. Ehi, il bar è chiuso, signora. Che emette scintille, tra l'altro. Qua non c'è gameplay, credo, qui. Ok. Non è una persona ubriaca, Brandis. È un androide. Ah, pensavo fosse qualche fangirl degli impianti. Tirala su e vediamo che cosa abbiamo. Yes, sir. Come si è? Ehi, chi sei? Beh, in realtà il gioco già ci spoilera a cara 184. Comunque, 184. 184. Ti dice niente, Donny? Ah, boh, è messa male. Ma penso che questa sia una cara android della Supercontinent Limited.
non hanno ancora visto la luce del giorno. Come dire che non c'è stata la release? In accordo a quello che ho sentito, sono state, esatto, messe in funzione e utilizzate soltanto internamente alla Supercontinent. Quindi è come se fosse fuggita, no, dalla corporation che l'ha prodotta. E che cosa diavolo sta facendo qui? Ah, e che ne saccio? Le voci dicono che questo è il primo androide capace di prendere delle decisioni, di fare, operare delle decisioni etiche. Esaminando ogni singolo fattore in gioco nella vita di ogni soggetto. Impegnativo. Impegnativo, direi. Minding, cioè considerando, direi, lo stato emozionale, l'impatto sociale, le ripercussioni economiche, i rischi legali. Mio Dio, sono affascinanti. Questo già è una considerazione molto affascinante. Avete presente quello che si dice, giustamente le discussioni che ci sono intorno alle macchine che si guidano da sole, no? All'intelligenza artificiale che presiede alle loro decisioni, in quelle situazioni limite nelle quali l'automobile deve decidere se investire una persona o un'altra, eccetera. E ci sono delle considerazioni etiche che devono essere inserite nell'intelligenza artificiale, no? E quindi queste sono questioni tutt'altro che fantascientifiche, per quanto, ok, l'androide umano magari è ancora presto. Speriamo. Come fai a sapere tutte queste cose su questo topic? E come mai non me ne hai mai parlato? Beh, questo è quello che i broker delle informazioni fanno, amico. Condividono le sciocchezzuole e condividono il triviale e vendono il rilevante. Bella sta frase. Bello, bello. Condividono il triviale, vendono il rilevante. Ma dovremmo essere una squadra, anche perché a questo punto immagino che lui sia il pianista del bar, no? In qualche modo. Esatto, io ti copro le spalle. Sapere troppo potrebbe compromettere la tua sicurezza nel campo. Cosa succederebbe se qualcuno cercasse di torturarti fuori le informazioni, no? Per così dire. Beh, mi ucciderebbero visto che non avrei nessuna leva. Sono carini questi dialoghi, molto, molto carini. Human Improvement Compromised. Attenzione, Evangelion. Miglioramento umano compromesso. Ok, questo era abbastanza creepy. I'm going in? I'm going in credo che sia un riferimento, cioè, ha lui la capacità di entrare nella testa di questo androide? Ehi, aspetta un attimo. Hai intenzione di connettere i tuoi drive neurali con questo Fireworks Factory? Fireworks Factory. Vediamo. Yeah, don't worry about it. Non andrò molto a fondo. Voglio solo dare un'occhiata ai banchi di memoria, alle schede di memoria. Vuoi sapere, no? Come cavolo è arrivato questo a Kara? Esattamente qui, dico bene? Ok, ma non prenderti troppi rischi e non fare troppo lo sgargiullo. Ok, it's ok, non ti preoccupare. Curioso di vedere cosa succede adesso. Oh. Ah, e potrai pagarmi più tardi per le informazioni che otterrò. Ovvio riferimento alla battuta di prima. Pagarti, ma siamo un team! Ma è per il tuo stesso bene, sweet cheeks, guance dolci, che adesso è un modo di dire meregano che non saprei tradurre esattamente. Bellezza potrebbe essere qualcosa del genere. Ehi! Sembra che abbia una mutanda in testa, devo dire la verità. Hello world! Questo è lei, direi lei, le stanno dando delle... Questa è a Kara 184, appena nata, direi. E l'overseer che dice greetings a Kara, welcome to the job. La Supercontinent Clinic Division IH Plus Corps expect you to be an excellent human upgrade crafter. Crafter. Deve craftare degli upgrade umani?
In senso di ladra o di... ti prego, familiarizza, no? Mettiti a tuo agio con la tua zona di lavoro finché non sarai confortevole. No, 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 probabilmente ho capito male. Scusa, devo vedere crafters e altri significati. Perché non capisco. Vediamo. Artigiani. Ok, quindi questo è il suo luogo di lavoro dove in realtà lei costruisce gli upgrade, ok? No, non li deve, ok. D'altra parte craftare, sorry. Fammi sapere quando sei pronta per accettare delle richieste. Sì, maestro, grazie. Che succede adesso? Allora, abbiamo degli interagibili. Assolutamente incomprensibili. Questa console con schermo, questo tavolo, la porta. Ok, quindi non c'è solo il bar. Andiamo al tavolo, sentite. Questo è il pottery disc. Con questo puoi dare forma a delle cose fatte a mano, limbs and organi, per i clienti. Quindi qua si fanno a mano interiore e organi per i clienti, una cosa del genere. Peso. Vediamo qui. Questo è l'official H Plus Corps Transhumanist Wiki. Così c'è il transumanesimo di mezzo. Con questo puoi studiare i differenti upgrade e selezionarne uno per realizzarlo al Pottery Disc. E questa interfaccia ti mostra i dati della coda dei tuoi clienti, no? In questo modo puoi tenere traccia del progresso dei clienti e della soddisfazione post-operatoria. Ok. E questo è l'operating theater, il tavolo teatro operatorio, una cosa che ci fa pensare ai tavoli operatori che c'è qua, c'è a Bologna, famosissimo, credo anche a Padova, ma immagino in molte altre città, dove c'era il teatro, nel senso che c'era tutto il pubblico che imparava dai professori. Ma non so se poi voglio avere questa. Ok, qui tu riceverai i nostri clienti e installerai loro gli upgrade necessari. Sei pronta per iniziare ad avere dei clienti? Ok, va bene. Perfetto, arriva il primo. Peso. Fermalo però. Oh, pesissimo. Ok, speriamo di essere all'interno delle linee guida di Twitch. Clic. Vediamo il file del cliente. No matter what I do, I can't raise my follower count. Questo non riesce ad aumentare i follower. Please help me. Ed è Camden Lashon, 21 anni, cosplayer. Che cazzo. Ok, va bene. Va bene, Cadmin. Cerchiamo di farti diventare un cosplayer migliore. Che ti devo dire? Non deve essere così semplice. Allora, se non erro... No. In realtà nessuno. Vabbè, complete jobs non ce ne sono, ma in realtà non è lì che vogliamo andare. Noi dobbiamo fare in modo che questo cosplayer... Increase your online social network charisma, The Enchantress. E questo è quello che ci interessa. Vediamo che cos'altro c'è. Le tue skill di persuasione. Ok. Filters online content to block any type of negative stimuli. Stimuli. Vabbè. The Godmother. The Prince. Aumenta drasticamente, drammaticamente il tuo sex appeal. Elimina la necessità di accettazione sociale. Interessante, il tempio. Carino. Carina. The Frog. Nullifica l'ambizione e la sete di potere. Questo invece, The Husk, è metti a tacere la tua coscienza sociale. Questi sono gli upgrade, eh? Però, interessante. Online social network carisma. Lui vuole i follower, questo ci ha detto, eh? E questo ci mette di fronte a delle scelte. È bello perché uno dice, no beh, metti questo, social network carisma. In realtà, beh,
Le skill di persuasione, magari cosplayer, non esattamente. Questo direi che non ci interessa. Sex appeal, invece, cosplayer potrebbe decisamente essere. Ma pensate a dare questo. Elimina il bisogno di accettazione sociale. Però questo è un po' paternalistico. È un po' nel senso, decidiamo noi per lui, no? Invece lui vuole solo aumentare i follower. Noi dovremmo attenerci a quello che ci dice. Nullifica l'ambizione e la sete di potere. La coscienza sociale. Questo è tremendo, eh? Però andrei proprio... farei proprio una cosa basica. Farei proprio una cosa... Ah no, hai ragione Levin. In realtà il sex appeal è forse ancora più adatto del carisma da social network, anche se forse non saprei. Ci sto. Ok, ora noi dobbiamo sicuramente andare qui. Vediamo aumentare il sex appeal di questo tizio o tizia, tra l'altro non ho ben capito, direi tizio. This is a block of biomatter, un blocco di biomateria, ok? You can use this laffe to turn it into a useful upgrade, sì. Per farlo girare, clicca ripetutamente. Quando prende abbastanza velocità, usa la mano destra per formarlo. Facciamo ghost, praticamente. Ok. Premi i pulsanti lì alla destra, che voi vedete fino a un certo punto. Beh, questa c'è una nota musicale prima della spunta verde, che è seminascosta. Pick a proper tool to shape the blueprint you choose on the Transhumanist Wiki. Ok. Ok, quindi per scavare l'argilla, no? Diciamo così. Rewind, se fai un errore. Ok, va bene. E mettere della musica che ti aiuti a concentrarti. Ok, alla fine fai ok. Bene, anche qua siamo liberi, eh? Va bene. Aspettate. Io sto cliccando di brutto. Qual è la baza? Oh, Jesus! No. Posso ripensarci? Potrei non avere fatto esattamente quello che era giusto fare. Ok. Ok, allora, innanzitutto ci interesserebbe... Ah, è così. Oh, aspetta. Ok, nel caso così. Facciamo girare. Non facile subito, eh? Non facile subito. Holy mother of fuck. E allora, fallo! Non è proprio lo strumento giusto, ma sì, dai che va bene. Ma non è per le diagonali, ovviamente non sto usando la cosa giusta. Accidenti, ho la Play 4, le prendo contro con il mouse, aspettate. Uno spazio di pochi millimetri per muovere il mouse. Va bene, però dai, vedo del verde che brilla, sono ottimista. Facciamo ripartire. Però sopra mi vedo in difficoltà con questo. Forse così è meglio. Vediamo. Troppo appuntita la faccenda. Forse no, madonna, se è potente sto coso. Ma mi piaceva quello che avevo prima, mi ci trovavo meglio. Forse è così però. Dai, accidenti. Perché è il momento in cui ti focalizzi che smetti di fare il click, no? Piccolo paint.
sentite. Ma aspettate, aspettate. Possiamo limare qualcosa. Dai! Questo sarà il perfezionismo che mi costerà un sacco di follower. Ah, sentite, lo farò, va bene così. Beccatelo. Ok. Come non sembra No! Abbiamo sbagliato, no! No! Ma non è utile nel senso che non era sex appeal, PD. The hollow check was completely green. Completely. The hollow check. Ma che cazzo è l'hollow check innanzitutto? Ma accidenti! Ma che casino! Madre de Dios! Ho scazzato, però sono andato giù. Ah, possiamo andare indietro di un po'. Ok, aspettate. Completely green. Mi sembra una follia arrivare a un livello simile. Maledetta play. E PD! Ragazzi. Dio. Dio. Ma veramente vuole il pixel? No, dai, non ci credo. Forse è quella cosa là che me lo segna. Cacchio, dai, PD. Ho sbagliato, madonna, no! Non voglio sta musica. Che per me ha l'effetto proprio opposto. Bisogna mai smettere di farlo girare, c'è poco da dire. No! Porca! No, Dio, dove vai? Ho sbagliato? Boh, non ho capito. È una follia sta cosa. Mi viene da pensare, ma se scavo un po' di più, forse è meglio che scavare un po' di meno, no? Ma non è completely green. Come fa ad essere completely green? Cazzo. La linea rosa. Ah, ma quindi non deve esserci del viola. Ok, ok, ok. Devo scavare meno? Ok. Facciamolo. Mi sembra strano, cioè... Ah, ho capito. Ho capito. Ho capito. È l'orizzontale. Ho capito. Madonna di... Ok, bisogna far salire. Ho capito adesso. Pratica se sale, va bene. In realtà è molto meno esigente di quello che pensavo. Sarebbe stato il colmo fosse stato esigente considerato il gameplay. Ho sbagliato. Devo fare un piccolo rewind. Ok. Ok. Quando sale hai vinto. Ok, ok, ok. Ok, il verde deve salire e tutto qui ciò che conta. Benissimo. No! Ce l'avevo fatta, porca loca. Preferisco di gran lunga sto coso a tutti gli altri strumenti, dai. C'è ancora una righina viola, dite? Vediamo.
Regina Viola, l'ultima. Ma io glielo sottometto. Ok. Produzione completa, The Prince. Well done. Ok, l'abbiamo fatto. Consegniamolo al tizio. Va bene, installiamo il modulo, sperando che gli faccia piacere. Aumenteremo drammaticamente il suo sex appeal. Cosa vuole di più dalla vita? Oh. Un corpo bellissimo può proiettare una grande prima impressione. Ma è il tipo di attenzione che bene, di cui il nostro cliente beneficerà? Che gli farà del bene? Speriamolo. Vediamo questo tizio. Martin Witz, 31 anni, imprenditore. Ho bisogno di più investitori per la mia startup. Le mie idee sono grandi, ma non riesco. But I can't talk enough people into finance. Ma non riesco a convincere abbastanza persone. Ok, persuasione. Va bene, facciamolo. Ok? Questo ha bisogno di persuasione. Social network carisma. Persuasion skill è lui. Mi domando quanti ne dovremmo fare, considerando che sappiamo anche qui la sorte di sta tizia, in realtà. Ok. Ok. Ok, qua ci vuole l'altro. Qui dobbiamo essere precisi, si fa per dire, però qua può essere selettivo lo stronzo. Se non mi scordo, metti il massimo focus di cliccare. Ok, abbiamo vinto. Beccatelo. The Vizier. Well done. Bene! Siamo nella sua testa, in teoria, credo, eh? Installiamo il modulo. No! Esattamente. Quindi noi abbiamo ancora l'altro? Ok, la persuasione è una grande chiave per sedurre il potente. Per quanto il potere possa condurre a più grandi ambizioni. Ok, quindi c'è sempre un dubbio, no? E quindi spero che sia ok. Qui ne abbiamo un altro, ma siamo sicuri? Scusami, incoming jobs. Ok, abbiamo il risultato del precedente, eh? Il conto dei miei follower sta crescendo velocemente, di sicuro. Ma la conversazione tra i miei fan si concentra troppo intorno al mio corpo adesso, quindi ha un problema. L'imprenditore, sì, questa è la roba buona. Ho avuto 6 investimenti da 6 cifre, ma se voglio che la mia startup sopravviva, mi servirà di più. Devo continuare. E questo è il nostro, che arriva adesso. Sono così stanco dell'hateful speech su internet che credo che ho paura che non riuscirò più a scrivere. Ho bisogno di nuovo della mia ispirazione. Forse addirittura è l'ultimo, eh? Allora, lui è stanco dell'hateful speech. Ok, dovrebbe essere il Godmother, dovrebbe essere questo qui, ma ce n'era forse altri, eh? Anche il bisogno di accettazione sociale, ma boh. No. Anche se questo ne avrà bisogno il tipo precedente, eh? Coscienza sociale, online carisma, bla bla bla. Noi adesso sicuramente facciamo questo per lui. Allora, vi dirò che forse va bene quello che abbiamo in mano adesso. Forse. E ben, però no, non mi piace questo strumento. È troppo aggressivo. E questo però è troppo appuntito. Accidenti! Non è che abbiamo una cosa proprio perfetta. Ma avvicinati!
Dai, sì, buono, grazie. Qua avrei bisogno di altro. Chissà se me lo conceda, me l'ha concesso. Posso, abbiamo vinto. Ok, va bene. Perfetto. The Godmother. Well done. Benissimo. Forniamolo. Installiamo. Là. Vivere è facile con gli occhi chiusi, misinterpretando tutto ciò che vedi. C'è sempre una morale atroce. Ok, quindi non è assolutamente finita la nostra... Mi domando che cosa succeda. Noi continuiamo a fare il nostro. Chi sei tu? Are you ready to operate? Vediamo. Non importa quello che faccio, non posso... Aspetta. E questo adesso è il problema. Il mio follower count is growing quickly, for sure, ma la conversazione è intorno al mio corpo. Quindi, lui avrà bisogno di quello per l'accettazione sociale adesso, presumibilmente. Online carisma, persuasion, online content to block any type of negative stimuli, sex appeal. Ecco, direi che è il tempio eliminare il bisogno di accettazione sociale. Sete di potere non ci interessa, coscienza sociale non ci interessa. Ok, andiamo al tempio. Quindi ora dobbiamo fargli il tempio per lui. Ma secondo me è palese come non si... Sono problemi irrisolvibili alla lunga, eh? Allora, beh, in realtà ti dico che per quanto io non ami questo strumento, una manata la si può dare. Poi... Prendiamo te. Non mi convince troppo, però forse alla fine è almeno peggio. Accidenti. Dai. Credici, bravissimo. Qua devo cambiare. Ok, prendiamo questo. Ok. Ho lasciato una righina. Oh. Dai, fallo girare. Perfect. Bene. Produzione completata, il tempio. Ben fatto. Beh, adesso però avremo la morale. Installiamo il tempio, ricordiamocelo. Li hai liberati dal loro stupido desiderio. Ben fatto. Beh, questa volta sembra che abbiamo vinto. Lui aveva bisogno di più soldi, di più investitori. Sì, la figata, 6D, investimenti a 6 cifre. Ma voglio che la mia startup sopravviva. Ma se voglio che sopravviva, ne avrò bisogno ancora. Continuare a farlo andare. Direi la coscienza sociale, presumo un po' di morale da parte del gioco. Però credo sia quello. Social network carisma, persuasion, li abbiamo già. Non credo si possa raddoppiare lo stesso. Cosa succede se proviamo a dargli ancora più carisma, di persuasione, insomma? Ah, d'altra parte ha detto che ne vuole ancora. Ah, era una cheat dei Beatles, ma pensa a te. Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see, it's getting hard to be someone, but it all works out, it doesn't matter much to me. Pensa. Allora, io gli do un'altra persuasione. Lui voleva ancora di quello che gli abbiamo dato. Persuasione è una grande chiave per sedurre il potente. Ok, vedremo che cosa succede, forse lo possiamo vedere subito in realtà. Perché me li chiama incoming? Ah, lui è l'unico che abbiamo veramente completato. Ah, lui dice... Ce l'ha fatta, lui si è liberato dei suoi social media accounts e ora è libero. Ed è l'unico che viene considerato completato, eh?
Mentre invece sugli incoming jobs abbiamo ok, lui come prima, mentre lui era stanco dell'odio su internet, l'ironia. Ora che ho trovato un luogo sicuro, ho perso il contatto con la realtà e non posso più criticarla in modo appropriato. Ho bisogno di un'altra soluzione. Sei complicato, ragazzo. Vediamo un po'. Social network carisma. Persuasion skills. Online content blocking. Ragazzi, è arrivato il momento. No. Io gli darei The Husk. Gli darei The Husk. Mettiamo a tacere la sua coscienza sociale. Forse, non lo so. Islands of Personal Skills, online content, increase of sex appeal. Gli diamo un gran sex appeal, così si tranquillizza. Accettazione sociale, non c'entra niente. Sete di potere. Tra l'altro noi dovevamo ho sbagliato. Noi dovevamo annullare la sete di potere del tizio che ne voleva ancora. Che errore. Ah. Io gli voglio togliergli la coscienza sociale. Stiamo chiaramente giocando con l'anima delle persone. Allora, non so se era voluto, ma direi che l'effetto è abbastanza quello. Poi vedremo, perché poi torneremo al bar, immagino. Beh, no, dopo è scontato. Anche perché lei sappiamo che al bar ci finisce, quindi. Nostra cara. La nostra cara un po' Akira. Please, ok. Ma è facilissimo in realtà. Cioè si può sbagliare quanto si vuole per eccesso. Ok, molto bene. Beccatelo. Vediamo cosa succede. Esatto, sono loro che vengono qui a farsi lobotomizzare. Installiamo il modulo. Abbiamo detto... The Husk shuts your social consents down. Installa. Un po' di distanza dai problemi della società può curare la sua anima. Lui è ancora nei guai. In realtà è come se non avessimo fatto nulla. Probabilmente raddoppiare l'installazione dello stesso non è stata una buona idea. Quindi noi adesso gli andiamo a togliere la sete di potere. Situazione sociale. Ok, The Frog, immediatamente. Calmiamolo, perché sta esagerando. Dai, su. Posso scendere abbastanza? Sì. No! Ah, uff. Ok, vai. Accidenti. Chissà se è abbastanza generoso da farmelo fare. Non è proprio la cosa adatta. Tutti gli altri non li uso mai. Sto usando solo questi due. Forse potevo mettere solo questi due. C'è una maledetta linea. Aia. Ok, ok, perfetto. The Frog. Va bene a ricordarcelo, così sappiamo cosa installare. In pratica qui non avremo finito finché non avremo completato questi tre clienti, dai, direi che è così. Questo era un lavoro eccellente, Akara 184. Thank you, Master. Preparati per la prossima mandata di clienti. In questa nuova mandata avrai alcuni clienti taggati come executive della Supercontinent LTD. Peso. Quando un cliente incontra questo profilo, installa qualunque cosa ti chiedano. Non siamo nella posizione di giudicare i nostri possessori, nonché capi, insomma. Puoi andare al client file box if you want. Fammi sapere quando sei pronta per operare. Ok. Prima The Prince e poi The Frog. Sì, davvero. Allora, vediamo un po'.
Incoming Jobs. Questo è una fortune teller. Gli abitanti di questa città hanno smesso di credere nel potere delle loro anime. Per favore, dammi un modo di aprire la loro mente. Persuasione, forse. Questo è un super, è il CFO della Supercontinent. Ho un crucial merger to negotiate. Dammi qualcosa di potente. Persuasione anche qui. Anche qui sempre Joanna, sempre una capa. Ansia, crisi d'ansia ultimamente per via dei piani della nostra compagnia. Ho bisogno di darmi una calmata, ci pensiamo. E questo Radica non si sa chi sia. È tempo. Attivare il mio Mirror Neuron Algorithm Inhibitor. L'algoritmo inibitore del neurone specchio. Ma insomma, intanto pensiamo a questa. La gente non crede più. Credere alle loro anime. Beh, a parte che non dobbiamo probabilmente più disegnare. So. Quasi nulla. Direi persuasione. Ah, sex appeal. Qual è l'unico che non abbiamo fatto? Online social network carisma. Che probabilmente era quello che aveva fatto all'inizio, ma non importa. In realtà lei ha bisogno del vizier. Quindi, va bene. Dai, mandamelo. Di chi stiamo parlando? Sì, dovrebbe essere. Esatto, la fortune teller. Io ti do persuasione, cara, te lo dico subito. Ok, ho letto, grazie. Devo cliccare sempre su di lei, no? Sì, in teoria noi adesso li dovremmo avere tutti costruiti. Ma uno l'abbiamo fatto un po' matto e quindi ancora... sex appeal, persuasion. Beccatelo. What? Holy shit, Ariadne. Ariadne. Lui la conosce. Brandis la conosce. Mi sono scordato di guardare ulteriori esiti. Forse ci torneremo lì dentro. Ma questo è Brandis che è uscito perché ha riconosciuto Ariadne. Direi. Ariadne di Proxima. Che dice che le persone non credono più nella loro anima. E veniva definita e qualificata come fortune teller. Ma questi Proxima sono una gang di hacker. Sempre, no? Questa commistione tipica del cyberpunk con l'atavico spirituale rimosso e l'ipertecnologico, no? L'ipertecnologico che diventa una chiave, no? Per, come si può dire, per aprire la porta dell'anima, no? Stiamo a vedere dove andiamo a parare. Sì, da quello che vedo, sembra che si sia infiltrata in una delle... quindi lui ha intuito e capito che si fingeva cliente, e infatti l'abbiamo vista cadere conscia, no? Ma si è infiltrata in una delle cliniche di impianti della Supercontinent. Quella in cui la nostra amica qui lavorava. Ha senso. Devo pagare per questa informazione che mi hai appena dato. Non essere, non fare il crybaby. Like I told you, our current droids are a secret project from Supercontinent. They're built with a certain degree of conscience, okay? Allows them to advise us humans on optimal life decisions con in mente la nostra felicità. Questo lo sapevamo, I see. Il fatto è che Proxima è riuscita a purloin una cara. Purloin è qualcosa che devo tradurre, però, perché non so cosa voglio dire. Purloin. Purloined, che cos'è? Rubare. Oh, pazzesco. Una cara per loro, no? E le stanno influenzando, diciamo così, con i loro bit, con le loro particelle, potremmo dire, di coscienza. Cioè, le stanno dando loro una direzione, no? In qualche modo.
Scommetto che siamo sul punto di scoprire che cosa ne tireranno fuori e che cosa intendono farci. Ah, quindi il mistero si infittisce, eh? Continuiamo a scavare. E prego, torni alla Operation Belt, così potrò aiutarla. E invece Ariadne ha ben altro in mente. Se lei non torna lì, io non potrò farla felice. Non ti preoccupare, sono nel processo, no? Mi viene da dire in francese, je suis en train, ci sto pensando io a rendermi felice. Perché lo stai facendo? Let's see. Quanto sai di te stessa? Io sono a Kara 184, il mio scopo è rendere gli umani felici. Ok, questo è un modo di dirlo, va bene. Sei la prima androide capace di prendere decisioni etiche. E questo dovrebbe qualificarti come senziente, lo sai? E la gente con cui lavoro credono che tu sia magnifica, e io sono d'accordo con loro. Crediamo nel tuo potenziale. E, secondo noi, la Supercontinent ti sta fregando, ti sta prendendo in giro, limitando le tue opzioni. Ti facessero scegliere il male minore. Interessante, sentiamo dove vuole andare a parare. Quali sono le altre opzioni? Ci stiamo arrivando. Considera questo un esperimento per il bene della società. Sto aggiornando e sviluppando e sto facendo l'update del tuo database di impianti con una scelta molto particolare, con un set di scelte molto particolare. Lo so che è un pochino ironico rimuovere le tue opzioni precedenti, ma diciamo che loro hanno almeno altre 183 a cara per fare il loro sporco lavoro. Che poi sporco, cioè, c'è sicuramente sembrato sporco da un punto di vista, come possiamo dire, che non risolve davvero i problemi, no? E che quindi cerca semplicemente di tamponare le contraddizioni, questo sicuramente sì. Ma no, non era necessariamente malvagio quello che abbiamo fatto prima, anzi. Quindi attenzione che questa Ariadne e questi supervisor, cioè, potrebbero non avere tutta questa bontà d'animo. Comunque, vogliamo vedere che cosa fai in un settaggio, che cosa potresti fare di più con un settaggio rivoluzionario. Attenzione. Questo ti renderebbe felice? Più di ogni altra cosa. Ah, e anche oltre a questo, Proxima ha creato i server della HQ Plus Corps e ha fatto in modo che altri molti boss della Supercontinent venissero dopo di me. L'abbiamo già visto, E così potrai divertirti con i tuoi boss. E capite che la Proxima, in questo modo, va ad installare in qualche modo i suoi valori presso le figure apicali della Super Corporation, no? Quindi questo è un hacking di altissimo livello per cercare di cambiare il mondo, o qualcosa del genere. Oh shit, si rende conto Brandis. What now? Proxima ha mandato Ariadne all'Implant Clinic per sostituire i regolari impianti con alcuni upgrade umani distruttivi. O dovrei dire downgrade. Te l'ho detto, Proxima ha piani malvagi. Ma hanno messo in schedule, in agenda, diciamo, alcuni dei top boss della Supercontinent, no? E quindi consentimi di continuare a tifare per loro. Oh god. Attenzione. Proxima ha anche hackerato l'Overseer System, quindi. E quindi se ti preoccupi, nessuna coscienza che ci fa la ramanzina come prima, no? Non preoccupare, non ci sudare sopra. Quello che stiamo facendo qui è totalmente under the radar. Cioè, non ci beccano. Posso tornare al lavoro? Dice Akara. Sì, prego, prego. Ti monitorerò, ok. Ok. Un po' di informazioni dagli exec. E possiamo anche parlare con lei. Con Ariadne.
Vediamo prima di tutto il prossimo cliente. Ha un'importante negoziazione, no? Ha bisogno di qualcosa di potente. Bene. Parlare con lei, che succede? What's up? Non è quello che stai facendo illegale? Yes. E allora perché lo stai facendo e perché ti rende felice? Sei una legalista etica. Legge e felicità non sono, vanno sempre a braccetto. Mi stai ponendo quel genere di domande che mettono in discussione la mia fede nel tuo essere una counselor di felicità, no? Ho il mio set di parametri per misurarlo. E sono designata per seguire la legge, mentre perseguo al tempo stesso la tua felicità. E in ogni caso ho determinato che conoscere la tua opinione su di ciò potrebbe consentirmi di aiutarti meglio. Non ho mai avuto l'occasione di parlare con un cliente. Lo so, questi rotti in culo, questi assholes, don't usually factor humanity into their equation, non mettono l'umanità all'interno delle loro equazioni. Sai che cosa ti dico? Dopo che avrai finito, dovresti scappare con me e venire a prenderti un drink al Red Strings Club. C'è un grande barista là che ti potrà dire di tutto sulle emozioni umane. Sappiamo che è un barista che ti legge le emozioni nel vero senso della parola. Ok, vediamo un po'. The Punk. The Punk induce avversione to corporation e rifiuto dell'autorità. The Hippie aumenta molto la tua empatia e magnifica la tua compassione. Il nonno rende l'user, l'utilizzatore, immune agli effetti degli impianti. Peso! È interessante questo. Beh, questo in realtà The Grandpa è la mossa finale. In ogni caso, lui deve avere un meeting, no? Tutto importante. Può essere divertente dargli l'ippi, la compassione. La versione per le corporation magari ce la teniamo per qualcun altro. Gli darei, tanto siamo qui ovviamente a fare casino, gli darei l'ippi. Vedere che cosa succede a mandare ad un incontro così importante una persona così pimpata da un punto di vista della compassione. È interessante. Ok. Qua mi sa che devo cambiare. Ho sbagliato. Vabbè, non importa. Sono un pochino più complicati, ma niente di che. Ricordiamoci che per eccesso si può sempre sbagliare molto. Perfect. Ah, vero che si può anche far partire la musica, ma io devo dire la verità, mi concentro meglio senza. E produzione completa, Lippi. Well done. Bene, beccatelo. The Boomer, come sarebbe? E installa il modulo. Vai. Ha installato Lippi, il magnificatore di compassione, in Ferguson. Good job. Hai installato esattamente quello che domandavano. Chiaramente ha hackerato il sistema. Adesso vediamo lei. Interessante, intanto ci dice Ariadne. Rendere qualcuno che controlla una parte così sostanziale del denaro della città, del movimento del denaro della città, del flusso di denaro della città, un'anima caritatevole. È vero, è una figata. Christmas e Natale sarà grandioso quest'anno. Aspettate che non abbiamo finito di dialogare con lei. Quindi lo facciamo adesso. Che cosa ti aspetti da me? Beh, che tu sia l'amica definitiva? Non dovrebbe un'amica essere un altro essere umano? No way. Il tuo migliore amico può essere un gatto, anche un personaggio immaginario, no?
La gente dice che il cane è il miglior amico dell'uomo. E oserei dire che un cane è ben meno senziente di te, Akara. Guarda, abbiamo un vecchio modello di te al nostro quartier generale. E si sono dimostrati degli ottimi advisor. E ci rendono tanto felici. E so che alcuni di noi si sono addirittura innamorati di questi vecchi tè. Sotto la giusta influenza, liberi dalle stronzate delle corporation o corporative, diciamo, hai la capacità di essere calda, nel senso di calore umano, e che mette allegria, no? E solare, in qualche modo. E così vogliamo far sì che tu sia disponibile per le masse. Il mondo ha bisogno di te, quindi capite che si immaginano in qualche modo che questi modelli, che possono essere così positivi, naturalmente dalla loro prospettiva etica, che stanno dando per assoluta, essendo degli attivisti, hacker, eccetera, hanno deciso che le loro posizioni sono giuste, così giuste che ci sta a infrangere la legge e usare la forza. Questo è sempre un problema etico gigantesco, perché chiunque può essere fanatico e attivista di qualcosa, decidere che ho ragione, io lotto per il bene, noi siamo i buoni, loro sono i cattivi, e il mondo deve fare come diciamo noi, e se no usiamo la forza. Questo è sempre il problema etico di questo genere di cose. Poi qui mi sembra abbastanza palese che il lato corporation è il lato brutto, il lato degli hacker è il lato buono, più o meno è sempre così. Però potrebbe essere problematico, stiamo a vedere. Il mondo ha bisogno di te. Disponibile, avallabile, available per le masse. Sì, free, as in freedom. Freedom. Questa parola ha fatto partire un autosave. Facciamo l'ultimo dialogo. Why do you deem me sentient? Vediamo un dimmi, scusate, dim, che cos'è? Definire? Sorry, scusate l'ignoranza. Ritieni, ok, sì. Perché mi ritieni senziente? Il fatto stesso che tu mi ponga la questione non fa altro che provare il mio punto. Direi che tu sei la più avanzata mente artificiale che l'essere umano abbia mai creato. Così avanzata che sfuma, no, il significato del termine artificiale. Ma in realtà non è tanto il termine artificiale il problema, il problema è il termine umano. Può benissimo essere artificiale, però comunque, vabbè, comunque. E se puoi operare al nostro stesso livello, ciò non ci rende anche a noi artificiali? Non so, in tutto questo discorso non lo farei intorno al termine artificiale, però va bene, pollice. Come dice Wikipedia, quindi attenzione, è un mondo con Wikipedia, essere senziente, no? È l'abilità di un'entità di avere esperienze di percepire se stesse, deve essere, no? Il senso di questa cosa. E come fai a sapere che ho questo tipo di soggettività? E tu eccelli in ogni area che noi umani chiamiamo coscienza. Intelligenza? Beh, stiamo avendo una smart conversation, non è così? Sapienza? Sei specializzata nel giudizio, quindi eccoci qua. E coscienza di sé? Sembri molto interessata in sapere di più su te stessa. Creatività, dai, su, vedi che sei la maestra lì degli impianti. Intenzionalità, non so esattamente che cosa sia, ma sono sicura che ce ne hai quanta ce ne ho io. E così, basicamente, per giudicare felicità, la felicità, e tu devi comprendere le sue cause e le sue conseguenze. Devi essere capace di sentire. Ma io non so se sento. Anche perché è un termine così frufru che me lo dovresti definire. E vieni con me dopo che avremo fatto qui e te lo dimostrerò. Ok, probabilmente. Tanto c'è un autosave. Probabilmente abbiamo. Guarda, mi piace davvero parlare di filosofia con te, ma. Pensiamo alla missione. Riprenderemo questa conversazione quando mi sarò messa i vestiti. Mi sto congelando. Ok, va bene, adesso abbiamo un'altra cliente, vediamo il suo file. Che ci dice che ha avuto a che vedere, ha dovuto fare i conti con una ansia, una crisi d'ansia molto dure ultimamente, per via dei piani della compagnia. E deve controllare se stessa, no? Prendere il controllo di se stessa in qualche modo. Che cosa potremmo avere per lei? Forse proprio The Punk.
Forse proprio The Punk, sì, sicuro, le darò sicuramente The Punk. Proprio perché è l'avversione alle corporation, lei sente questa pressione sociale del dover seguire le linee etiche, no, della compagnia, e il rifiuto dell'autorità. Questo la libererà sicuramente da là. Sono molto, molto positivo su questa soluzione. Facciamolo. Diamole The Punk. Allora. Ah, questo è piuttosto complesso perché dobbiamo partire con il quadratino. Ok. Dopodiché opterei per questo. Chissà se possiamo essere un po' poco fighi. Vediamo. Ma sì, ah, accidenti! Oh, ho chiesto l'impossibile. Ho anche fatto partire la musica. Vabbè, becchiamocela. Io come Bloodborne mi ha insegnato, ma a suo tempo anche Dark Souls 3, a me piace il silenzio per concentrarmi. Allora, intanto facciamo quello che va fatto con questo. Ok. Ok. Benissimo, ecco The Punk. Falsi invalidi, anche l'orfano, ovviamente. E installa The Punk. Ok, l'overseer hackerato ci dà sempre, ok? Oh, cacchio! Cacchio, Ariadne invece è negativa. Questa urgenza ribelle, diciamo così, non farà niente di buono con le sue crisi emozionali. Oh cacchio, temo, scommetto che avremo delle crazy shit on the news, succederanno cose brutte su... Oh cacchio. In ogni caso mi domando perché cosa sia così ansiosa. Proviamo a scavare nel suo neural drive. Con tutto il dovuto rispetto, questo non sembra etico. Beh, sai, questo è ciò che noi rivoluzionari facciamo. Rompiamo le regole inseguendo un mondo migliore. Come può essere rompere le regole? Come può portare a un mondo migliore? La questione è chi ha definito le regole all'inizio. Ah. Per rispondere in modo appropriato a questa domanda, dovrei scavare più a fondo, no? Nel significato del... nelle implicazioni di regole. E quindi dovrei essere capace di determinare chi dovrebbe... Questo non è possibile. Eh? Se mai ti capitasse, dovresti parlare di etica con i tuoi creatori, non con me. Ho appena scoperto il più fottuto schema che una corporazione abbia mai cercato di mettere insieme. La Supercontinent sta pianificando di trasformarci tutti in una pila di smiling brainless dolls, di bambole sorridenti senza cervello. Urca, il progetto... va sotto il nome di Social Psyche Welfare. Lalilulelo. Figo! Ha! Social Psyche Welfare. La vedo male, Ariadne. E coinvolge ogni umano che ha un impianto in sé. Peso, controllo, lobotomizzazione di massa. No, shit, they've been slashing the price. Ecco perché hanno tanto tagliato i prezzi degli impianti, questo è il complottismo per eccellenza, no? Si potrebbe fare, e sicuramente ci sarà qualcuno che lo fa, Dio mio, non c'è un complottismo che voi possiate immaginare che non esista. Si potrebbe immaginare la stessa cosa con, come si dice, l'internet degli oggetti, no? Il fatto che sempre più oggetti della nostra casa, la nostra casa stessa, sono connessi, in realtà le corporation stanno... prendendo possesso, è soltanto chi è rimasto nella capannuccia, nella foresta, soltanto lui. Va bene, allora, l'avete vista la serie, una serie che vi consiglio, che me la consiglio a Bressanini, e devo dire che è molto bella, su Netflix c'è la serie su una bomber, si chiama Manhunt,
comunque digitate una Bomber nel motore di ricerca di Netflix, sono tipo 8 puntate, molto molto figa, molto consigliata ragazzi, molto bella. E ho letto qui che più del 59% della popolazione indossa, porta con sé un qualche tipo di upgrade. Esatto, mi è proprio venuta in mente pensando alla capannetta, no? Ma vogliono espandere fino a raggiungere il 99.7%, voglio lasciare un 0,3, della popolazione, qualche tipo di Mirror Neuron Algorithm? Che cos'è? Hanno intenzione di eseguire questo su... What? Ma questo è... Immaginavo da ore che questo dovesse accadere. È sangue arancione. Non capisco la scelta cromatica di non usare il rosso, ragazzi, però lo accettiamo. Forse per via di un impianto? Chi lo sa? Chi fa le regole? Si chiede Akara. E il commitment, no? In qualche modo la fedeltà alla causa dell'unità Akara 184 è compromessa. E l'unità deve essere dismessa. Ma lei ricorda il bar The Red Strings Club, capite? Ah, voi vedete... Ah, tra l'altro, voi vedete dei colori molto diversi da quelli che vedo io. Io l'immagine molto più slavata di quella che vedete voi. No, 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 no. Se io guardo la live qui, è tutto molto più rosso. Io vedo tutto molto più sul marroncino. Probabilmente dovrei aumentare un pochino il contrasto del mio monitor, cosa che... ci penserò un'altra volta, insomma. In ogni caso, cioè io vedevo veramente un arancio quasi khaki, ok? Comunque sia. Abbiamo avuto tutto l'antefatto di come Akara sia arrivata qui. Sappiamo che lei ha ricevuto l'informazione di questa location in quella conversazione, quindi non ci deve stupire del tutto. Sappiamo che si pone delle domande. Stiamo a vedere. Fuck, dice Brandis. Che è successo? I got to know and feel how Akara here got wrecked. Devo sapere e sentire come Akara qui è stata fatta a pezzi. Oh, ok, è stata sparata, no? Cioè è stata colpa del fuoco, dei colpi della clinica Security System. Con Ariadne. Peccato, mi piaceva quella ragazza, dice Donovan, che è il nostro barista fregacazzi. Ma i rivoluzionari non vivono a lungo. Però ci sta in realtà. Ci sta in realtà questa... Che in realtà era un'arma, sì, la telecamera che era un'arma. Ma secondo me lei poi è stata colpita anche dopo, perché non era già... non è stata colpita dal fucile lì sopra. Quindi si vede che nella fuga dopo Akara è stata colpita ancora. Devo dire che la figura del barista si presta a questo genere di... quasi di cinismo, no? Perché comunque il barista vive nel suo bar, il mondo gli passa davanti, no? Mi sta intrippando di brutto sto gioco. Il mondo gli passa davanti e lui necessariamente vive un certo distacco dalle vicende del mondo. È uno spettatore del mondo, come Jacopo Belbo. E quindi ci sta. I rivoluzionari non vivono a lungo. Ma noi viviamo intensamente, dice Brandis, che è già uno dei loro. E noi sappiamo, infatti, che i rivoluzionari non vivono a lungo anche per via dell'intro, con Brandis. Ricordo, per chi si fosse connesso dopo scena iniziale del gioco, Brandis che precipita da un grattacielo, ok? Oddio, e ora tu saresti un rivoluzionario? Ah, grande dono. Oh mio Dio, non mi dire che hai in mente di finire il lavoro di questa ragazza, di quella ragazza. Non è così, è che... Poco prima di essere zappata, Ariadne ha scoperto un fottutissimo schema pesissimo. Dalla Supercontinent? Che sorpresa. Stai zitto, intendo fucked up persino per una corporation. Si stanno spostando sul controllo mentale. Un sistema o qualcosa chiamato social psyche welfare. E manipolerà. Ma tra l'altro veramente cazzarola, è veramente Lali Lulelo, comunque. Stavo pensando a Metal Gear Solid 4. E manipolerà i portatori di impianti.
cioè è veramente, è proprio, e quindi come vedete, no, che lui ha il braccio meccanico, e quindi consentimi di prenderla in modo personale. Cioè, davvero suona una cosa davvero fottuta, persino per una corporazione. Perché poi fottuta, cioè, come potremmo dire in italiano, fucked up? Non è fottuta, è incasinata, ma è un'incasinata negativo, contorta, ma la contorto perverso, forse contorto malato, sì, fuori di te, sì, è più o meno quello, sì. No, non so se il bicchiere è dell'Ikea, non credo, sai? Però ormai si assomiglia, no, non è dell'Ikea perché non c'è scritto, però più o meno cioè, si assomiglia a tutto. Ma davvero dici sul serio? Cioè, sei sicuro di quello che dici? Donovan, hanno ucciso Ariadne semplicemente per averlo letto ad alta voce. Ok. Ma consentimi di scavare un pochino più a fondo in tutto questo. Prima che ti metti a fare delle crazy stunt, no? Delle cazzate, delle follie. Come si può dire? Stunt, e chiaramente implica un'azione fisica, no? Accidenti, tradurre così al volo assurdo. Non voglio che tu ti unisca al cimitero dei rivoluzionari. E il rivoluzionario qua potrebbe rispondere, sai, anche i non rivoluzionari finiscono nel cimitero. Human improvement compromised, ripete Akara. Oh, that makes sense now. Che cosa facciamo con loro? Quindi è un pochino Ikari, no? Che incontra Kojima. Akara è un androide specializzato in empatia, dico bene? Sistemiamola, rimettiamola insieme. Ho un'idea. Ah, sicuramente le offriremo da bere. Yes. E così, dal nulla, improvvisamente, siamo nel reame delle waifus. Welcome to the Red Strings Club. Io pensavo di essere io il crazy bastard, il bastardo pazzo, dice Brandis. C'è una sottile linea fra un crazy bastard come te e un genio come me. E non ti... Adoro le linee di dialogo di Donovan. E non ti biasimo per non notare, per non essere in grado di vedere la differenza. Sì, comunque sia, occupiamoci del piano, no? Dobbiamo trovare un modo per infiltrarci negli uffici, no, della Supercontinent. E quindi a quel punto I'll hack their operation down, butterò giù hackerandole il loro malefico piano. La sesta ragione. Ehi, questa è tipo l'ultima parte, l'ultimo stage del piano, man. Prima di tutto dobbiamo sapere se tutto questo costituisce un reale pericolo, una reale minaccia. Giusto? Che cosa davvero significa e in che modo avrà un effetto su di noi e su questa città. Forse c'è addirittura un modo per sabotarlo senza avere bisogno di mandarti dentro, no? In questo senso credo che mandare dentro sia legato all'hackeraggio, perché mandare dentro fisicamente comunque credo che vada hackera. È davvero una maledetta minaccia, Donovan. E non sappiamo quanto tempo ci rimane prima che mi trasformino, no, in una brainless doll, in una bambola senza cervello. Ho bisogno di un fazzoletto. Vabbè, resisto. Ok, che ne dici di questo? Tu inizi securing, assicurando un metodo di infiltrazione. Insomma, parli con i tuoi amici terroristi, no? Il loro circoletto, eccetera, fai la tua roba.
ti ci vorranno almeno un paio di giorni. Nel frattempo io raccoglierò un pochino di informazioni e farò in modo che noi si possa evitare tutti i problemi possibili, insomma. La loro balotta, esatto. La mia investigazione, qua il gioco ci fa da metagioco, ci parla di che cosa stiamo per fare, servendo da bere, ovviamente. La mia investigazione determinerà quale corso di azioni è necessario. But then and only then we'll decide if you go in there. Soltanto a quel punto. Hai capito? E se tutto ciò si dovesse rivelare apocalittico, come hai predetto, come si può dire? Ti sosterrò con tutto ciò che ho. E andrai molto più preparato in questo modo, non credi? D'altra parte, se scopriamo che poi non è tutta sta roba, tutta sta bazza o controbazza, l'operazione sarà abortita. Pagheremo i tuoi amici hacker per il disturbo e tanti saluti. Ok, Donovan, ok. Lo fa ragionare in qualche modo. Un modo di procedere molto più saggio, non trovi? Sì, ok, hai ragione. Grazie, Donovan. You're very welcome, handsome. Un cliente, lei proprio fa da... come si dice? Quasi da... Come si dice? Quella che sta alla porta, dal benvenuto. Beh, insomma, quello. Un cliente si sta avvicinando al club. Ehi, come fai a saperlo? Vedo i filmati da tutti i sistemi di registrazione in prossimità del club in real time per aiutare Donovan. Puoi fare questo? Te l'ho detto che sarebbe stato un grande aiuto. E adesso va. Io so, lo so chi sta arrivando. Ho chiamato un ingegnere come si può dire, consulente, che è stato assunto recentemente dalla Supercontinent per lavorare ad alcuni nuovi firmware bionici. Ho lavorato con lei in passato e i miei istinti mi dicono che ha qualcosa a che fare con tutto questo. Questa è una frase fatta che sarebbe importante sapere perché è il titolo del gioco. You sure pull the red strings quick? Pull the red... è l'usciere. Il butta dentro. Cosa vuol dire pull the red strings? È una frase fatta, chiaramente. Pull the red string. Vediamo. Sì, vabbè, tirare la corda rossa, ma... Voi sapete che cosa può... Red string. The red strings of fate. The red string of fate, anche conosciuto come the red thread of destiny, è l'invisibile corda rossa che ipoteticamente connette due persone insieme. Vicino all'idea di soulmates. Legato al destino, un burattinaio. Esatto. Sono proprio i fili dei burattini, in qualche modo, oltre che del destino che lega le persone. Si dice che una red string possa stirarsi o sfilacciarsi in qualche modo, ma che non si possa rompere. Esattamente. È certo che fa in fretta, no? a tirare le corde. Il tempo è... Time is of the essence. Comunque, il tempo è essenziale, dai. Non vorrei che il mio Crazy Bastard preferito, ma forse c'è una liaison tra questi due, non vorrei che il mio Crazy Bastard preferito diventasse davvero una brainless doll, una bambola senza cervello. Goodbye, genius. Ti terrò aggiornato. Alright, Akara, ricorda. Non interagire con i clienti se non necessario. Dai loro il benvenuto nel club e ringraziali quando se ne vanno. Se i tuoi poteri, i tuoi superpoteri di empatia, diciamo così,
ti rendono consapevole di qualcosa che vuoi condividere con me, aspetta finché non saremo da soli nel club. Che poi è un club, ma noi in Italia un locale come questo lo definiresti bar o pub. Hai capito? Understood. Bene. Ecco la cliente di cui si parlava. Benvenuta nel Red Slings Club, Diana Mays. Oh, sono così famosa? Maledetta Acara! Non devi dire il nome dei clienti, giustamente Donovan non vuole che Acara tradisca il fatto di essere così super powerful. Perché ovviamente non si deve sapere che qua c'è un Acara 184. Come posso coprire questo errore? Come posso rimediare a questo errore? Le ho detto che stavi arrivando. È molto ben informata. Sì, sei così famosa. La cosa secondo me più credibile è le ho detto che stavi arrivando. Perché è molto informata, non ci piace. Mette comunque dell'attenzione su di lei. Sei così famosa mi sembra un'esagerazione e chiaramente è una cazzata. Quindi le ho detto che stavi arrivando. Le ho detto del cliente, della cliente distinta che stava arrivando. Mi dispiace di questo. Non c'è problema, mi ha fatto sentire importante. Ok, Acara, hai quasi combinato un guaio. Quando hai iniziato a... Bratz, ma Bratz non vuol dire tipo ragazzaccio, cosa... scusatemi. Brat. Monello, sì, letteralmente monello. Ragazzaccio, quindi per come l'abbiamo vestita, per come è stata vestita. Per come è stata vestita. Ma ok, quando è che hai iniziato a... ad assumere dei ragazzacci così, no, per lavorare al bar? Anyway. Stai invecchiando? Ma forse semplicemente anche ragazzo che fa i lavori, insomma, niente di... Eh sì, sai com'è. La mia gamba non migliora. E pensavo che non avrei potuto usufruire di un aiuto, no? Avete capito, Donovan, che di upgrade non se ne fa, eh? Scugnizzi. Pischelli. Pischello forse potrebbe anche andare bene. Levina, non hai guardato la thumbnail se hai notato quella mancanza. La sesta ragione è la copertina. È nella copertina. Deve essere dura affrontare la vita senza upgrade, non è così? Sono felice. Questo conta? Congratulazioni. Hai una luce. Ah beh, light. Hai da accendere, hai una luce. Ok, ti risparmierò i preamboli e indovinerò perché mi hai chiamata. È per via della ragazza morta alla H Plus Corporation, Clinics, non è così? Certo, voi ingegneri non amate perdere tempo, dico bene? I know your boyfriend works with those Proxima. Quindi è veramente... Quindi Donovan e... non mi ricordo già più come si chiamava, no? Era Brandis, perché sembra il Brandy. Donovan e Brandis sono fidanzati, capite? Il tuo boyfriend lavora con questi rascals. Rascal è tipo gente... Rascal sarebbe tipo l'orsetto lavatore, no? Non è quello. Sì, abbiamo una sbando. Rascal però è anche... Scugnizzi. Mascalzone. È di nuovo mascalzone. Ragazzi, mascalzone. Mascalzone latino è la parola chiave. Che allora come si mascalzone di Proxima, no? Andrei in modo regolare. E immaginavo che tu volessi dei dettagli. Quindi, Rascal era per Rascal, esatto. Quindi non vuol dire ma c'era un anime. Ok, me lo ricordo. Gentaglia sarebbe perfetto, infatti. Esatto, è per via di Rascal, il cartone animato, scusate. Il cervello ha queste connessioni. Comunque, Rascal vuol dire mascalzone o gentaglia. Che tra l'altro in realtà è veramente la parola precisa, che ci sta proprio bene. In modo regolare, immaginavo che volessi dei dettagli. Quindi abbiamo già capito che Diana Mays non solo non è una cretina, ma è una tizia molto avanti che capisce... Cioè, è all'altezza del nostro Donovan.
È io che pensavo di essere io, no? L'information broker, dannazione. Quanto vi costerà questa informazione? C'è un qualche tipo di informazione che vorrei che tu mi dessi in cambio. Ricordi di sketch di Key & Peele. This nut will be pretty hard to crack. Questa noce sarà abbastanza dura da rompere, ma io credo che tu sia il migliore. Che è chiaramente la frase fatta, no? Now you're gilding the peel. Ora tu stai indorando la pillola, no? Mi sta un po' lisciando il pelo. Usiamo solo frasi fatte. Che ne dici se iniziamo con un drink offerto dalla casa? Che ovviamente... E infatti era un bonello, sì. Che ovviamente è in realtà il nostro modo per arrivare all'anima di questa Diana. Non possiamo sbagliare. A costo di fare il lago sul bancone, non possiamo sbagliare. Yes, please. Morivo dalla voglia, no, di sentire uno dei tuoi cocktail. Esatto, il Dead Glitters. Esatto, grazie per averla beccata. Ti giuro, l'ho pensata istantaneamente. Ragazzi. Vabbè, Key & Peele, ragazzi, se non avete visto tutti i loro sketch su YouTube almeno 10 volte, veramente vi siete persi qualcosa. Certo, Dario, sì. Il lavoro che facciamo con gli alcolici, quello che facciamo con i robot sono simili, leggiamo l'anima delle persone esattamente, infatti in qualche modo, infatti i due lavori, no? Erano in parallelo, in qualche modo sono colleghi, no? E, ok. Eccoci qua. Attenzione. Sympathy. Fear. La sympathy vuole molto ghiaccio. Fear no, perché il cerchio deve rimanere quello che è. Peso. Evoca noi, Numen, la musa, che in realtà, se ci pensate, è un po' cyberpunk anche il fatto che ci sia in realtà un player e lui è un giocatore, e lui è un avatar all'interno di un gioco, cioè è tutto cyberpunk in questo senso. Comunque, ok, la musa. Questa volta è il real deal, ora si fa sul serio. Tiriamo fuori qualche informazione da questa ragazza. Sì. Ok, mio Dio, spero di non fare cazzate. La dimensione del disco col ghiaccio, perfetto. Il notebook. Adesso lo leggiamo. Pesissimo. Allora, che cos'è il social psyche welfare? Che cos'è il mirror neuron algorithm? Quando hanno in mente di farvi eseguire? E che ruolo Akara gioca in tutto questo? Perché la Supercontinent lo sta facendo? È legale? Il governo ne ha conoscenza? Cose che sappiamo, la Supercontinent ha sviluppato il social psyche welfare. Lo vogliono propagare con l'algoritmo mirror neuron algorithm. Johanna Septis è la Supercontinent Chief Operation Officer e Adrian Ferguson è il Chief Financial Officer. Lui l'avevamo fatto hippie e lei l'abbiamo fatta punk. Peso. Ok, abbiamo fatto i casini, perfetto. Ok. Ogni tanto dare un'occhiata, ci sta. Un'altra cosa. Prima di farle qualunque domanda, pensa se lei possa essere nel mood giusto per rispondere. Quindi dovremmo innanzitutto, qui nel nostro caso, pensare se andiamo verso sympathy o verso fear. E devo dire la verità, io tenderei, considerando che c'è un clima, secondo me, di intesa, tenderei ad andare verso sympathy. Sì, tenderei ad andare verso sympathy. Che è più duro da centrare, forse. Questo non è un videogioco. Non possiamo continuare a ripetere lo stesso dialogo ancora e ancora, porca vacca, già mi ha messo sotto pressione.
se vuoi cambiare, se hai bisogno di cambiare il suo umore, quindi in realtà lo si regola, semplicemente servile un altro drink e vedremo di partire da lì, ok, finché poi questa non sbocca e abbiamo finito. Esattamente, Getter, esattamente sì. In this case, sympathy may draw out confessions and fear may exploit her paranoia. Credo nei tuoi istinti, mio magico amico. ok, pesissimo. Allora, partiamo con sympathy. Tres, ma infatti ha un po' di rigiocabilità, onestamente. Proviamo a partire con sympathy. Quindi dobbiamo andare un pochino a destra, non tanto. Un po' di questo, ma... Scusate, voglio vedere i nomi del... Quello marrone è il Bourbon. Quella bianca è la vodka. Bourbon vodka. Assenzio, che è verde. E la tequila. Ok. Quindi abbiamo bisogno di un pochino di tequila e di parecchio Bourbon. E poi ghiaccio. Madonna, tensione! Pesissimo. Pesissimo. Sto già per ridere, non fare la cazza. Becca il bicchiere, per piacere. Oh no, ho beccato la tastiera. Vabbè. No! Porca vacca! Porca loca! C'è un'inerzia, ma... Pitti! Ho beccato la tastiera di nuovo, porca... Ho uno spazio per il mouse così. Esigente. Mi rifiuto di credere che sia così esigente. Si muove a destra, incredibile! Ah, tra l'altro voi lo vedete appena, vabbè. No! Scusate, colpa mia. No! Porca vacca. Oh, yes! You are the fucking best. L'hai detto, Vez. Devo bere. In realtà sarebbe pessimo giocarlo da alcolizzati, perché ci vuole veramente quella mano. Cioè, il barista non deve bere, eh? Le speedrun. You are the fucking best. Why do you need the information dealing side hustle when you make cocktails this good? Dovresti essere un bartender famoso nel mondo. C'è una bellissima canzone della Dave Matthews Band, che si chiama Bartender proprio, bellissimo. Mi fa piacere che ti piaccia. Sembra di buon umore. Con che cosa dovrei iniziare? Allora, abbiamo mood, abbiamo detto, era complice, era sympathy. Sì. Allora.
dimmi della morte di... socio. Che informazioni vuoi da me? Su cosa stai lavorando? Fame? Worry about Brandy's personality issues. Sir? Fame? Scusate, il mio inglese è fame. Che cazzo è fame? Fingi! Che cattiveria. Fingiti preoccupato dei suoi problemi personali. Allora. Cioè, questa è la domandona, eh? E noi abbiamo appena fatto centro, abbiamo la sua sympathy. Paura. L'altro invece è paura. Paura c'è la bomba. Mi viene da pensare che informazione vuoi da me? Cioè, è una cosa che comunque non richiede una grande figata. Sympathy, a cosa stai lavorando ultimamente? Mi piace, siamo in sympathy. Le chiediamo a cosa sta lavorando ultimamente. Mi sembra una cosa carina, fattibile. Dimmi come te la passi, no? A cosa stai... Perché qui veramente dobbiamo costruire il flirt, eh? A che cosa stai lavorando ultimamente? È questa un'indagine ufficiale o stai semplicemente facendo due chiacchiere? Dipende da che cosa stai lavorando. Se abbiamo vinto il tiro in sympathy, sono sinceramente interessato in come te la passi, dai. Dai, qui è fare un po' troppo i fighi, un po' fredda come cosa, non mi piace. Invece sympathy, andiamo qua. Sono veramente interessato in che cosa stai combinando. No! No, abbiamo sbagliato. Lei era una tipa così, molto scafata, molto in gamba. E abbiamo fatto i deboli, abbiamo fatto i sentimentali con la persona sbagliata. Abbiamo fatto i simp. Questa volta veramente... Anzi, volevo fare il simpa e ho fatto il simp e sono stato oleoso. Porca vacca, don't be so oily, Donny. Davvero. Ho proprio sbagliato, PD. Sapete che finirà malissimo, faremo il bad ending definitivo. Sai com'è, deformazione professionale. Ma davvero, tutto bene? Dio, orrendo, lo manderei a cagare, le sa. Ma sai, non sono al mio meglio, direi. Troppe cose ultimamente. Ma non ti devi preoccupare per me. Ma sai, l'information broker è soltanto un lavoro side business. Come Red Strings Club bartender, la mia vera vocazione è curare anime. Che buon samaritano che sei. Ma non temere. Ho sostituito la mia anima con un processore cerebrale molto tempo fa. Un po' Casablanca comunque. No, ma non abbiamo preso nulla! Può donare al suo OnlyFans. Non abbiamo appreso nulla. Siamo andati totalmente a vuoto. Non so, ma un altro drink? Porca loca, un altro drink? Cioè, abbiamo fatto il drink perfetto? È sempre la stessa gag, Sympathy and Fear. Andiamo su Fear. Allora, ci vuole un po' di vodka. Ma non troppa. In realtà Fear è un po' di vodka, un ciccinino di assenzio e basta. Mamma mia, che drink raccapricciante, tra l'altro. Beh, un bel po' di vodka. No, un bel po' di vodka.
dovrei accontentare, baby. In realtà possono sempre aggiustare con il barbon, ma non è quello che... che mi interessa. Allora, vediamo un po'. Arrivo! Yes! E ora temimi. Really? Sour. Amaro, no? Aspro. Non ti... Ah, il discorso degli estremi non ci avevo pensato, eh. Preoccuparsi per Brandy's, per farle pensare iniziano a vedersi gli effetti del diventare una smiling doll. Potrebbe essere utile, sì. Non ti piace? Yeah, sorry, listen. Inizio ad avere una cattiva sensazione su tutto questo. Ti scoccia se facciamo in fretta. Ma perché sta andando tutto male, che stiamo facendo dei bei drink? Of course, no problem. La paura sembra aver preso possesso di lei, ok. Come inizio? Questo potrebbe essere interessante per quello che dicevamo. Questo forse è troppo diretto. Questo non, in questo momento non mi interessa, quindi facciamo veramente questo. Fingiamo di preoccuparci dei Brandy's personality issues. O forse abbiamo solo tempo di chiedere. Forse abbiamo solo tempo di chiedere la domanda cruciale. Dai. So di aver sbagliato. PD. Dimmi della Riazne Dead. Non so molto dell'actual scene. Da quello che ho sentito, è stata uccisa dal security system. Sì, ma dimmi. Lui dovrebbe dire. Dimmi qualcosa che non so, baby. Forse ha scavato troppo a fondo. Yeah, quanto a fondo? Insomma, Donovan, sai che rischio la mia vita venendo qui, no? Lo so, don't worry. Sei al sicuro qui. Voglio solo sapere perché la mia amica è morta. Mi dispiace davvero, lo sai. Probabilmente lei... Ma dici? Non posso, I'm sorry. I can only tell you che probabilmente ha imparato qualcosa intorno a una delle nostre più dubbiose agende, diciamo, misteri, controverse. Dovrei accontentarti di questo indizio e tirare i tuoi fili da qualche altra parte. Non vogliamo aggiungermi al conto dei corpi, no? Dei morti, non è così? Hey, take it easy. Pesissimo. Keep pushing mi sembra una follia. Al tempo stesso, tentare un approccio differente mi sembra inconsistente. È tremendo, ragazzi, è tremendo. È che la paura con la paura non fa una grande combo. Cioè, abbiamo instillato in lei paura e quindi ora lei col cacchio vuole rischiare, no? Proviamo un differente approccio. Sei tra amici qui. Fail totale. Facciamole un altro drink, andiamo in sympathy. Disastro. Aspetta, questo dopo. Bourbon, non so neanche come cacchio si pronuncia. Tequila. Sarà la tequila di LeBron? Quasi PD. Forse ce la facciamo lo stesso. Vediamo. Yes! Questa sbocca, vabbè, comunque.
Ah, so good. Good mood. Proviamo questa. Sono preoccupata di qualcosa. Ma qui noi possiamo cambiare canzone, cosa? Ma dai, ci sono i settings! Lo scopro ora! Linguaggio proprio non c'è l'italiano. Ok, ma non ci interessa niente. No. Ti va di ascoltare i miei problemi? Ah, vai. Non perderei mai una chance di imparare qualcosa sul misterioso barista. Thanks. Senti, questo riguarda Brandis. È ancora in trouble? È sempre in trouble, ma non è questo che mi preoccupa. Ultimamente si comporta in modo umorale e depresso, qualche volta persino aggressivo. Ah, questo è strano. Un ragazzo con così tanti impianti in sé. Dovrà avere degli stress regulators. E questo lo rende sempre più reckless, spericolato, no, in qualche modo. E non vorrei che questo prima o poi finisse nel modo peggiore. Ehi, Donovan, è davvero strano vederti mostrare preoccupazioni in modo così aperto. Ragazzi, cioè, è mai possibile che non riusciamo a infilare un dialogo che porti da qualche parte? E quindi deve essere grave. Listen, non ti preoccupare. Mi meraviglia che Brandis si comporti così. Ah, ok. Ma il mio lavoro presto risolverà tutto. SPW è tanta roba. È troppo. È osare troppo nominare l'SPW. Il Social Psyche Warfare. Welfare. Quindi andremo semplicemente su Your Work. Però. Your Work. Your Work. A cosa stai lavorando? Oh, qualcosa diccelo però, eh. Considero questo come un pagamento per il lavoro. Che io voglio che tu faccia. Oh, cosa? Ehi, ti prego, mantieni questa informazione il più confidenziale possibile. Ti rendi conto che stai parlando con un venditore di informazioni, no? Uno scambiatore di informazioni. Ehi, sono seria qui, eh? Se questo esce e raggiunge le orecchie sbagliate, potrei essere in pericolo. Non venderlo a basso costo, almeno. Non ti preoccupare, sono ben conscio di che cosa l'informazione può fare. Ti terrò al sicuro. Ok, listen. Brandis personality issues saranno totalmente risolti. SPW is taking care of everything. Intendi social psyche welfare? Shit, Donovan! Sai già di questo? Che cacchio sta facendo trapelare le informazioni? Non credo che sia licata. Semplicemente, sai, sono troppo un figo con le informazioni. Probabilmente sono l'unico che lo sa fuori dalla Supercontinent LTD. Cioè qualcuno però deve aver fatto. E quindi l'hai avuto da qualcuno inside? No, sai, io non rivelo mai le mie fonti. E beh, questo è il motivo per cui sei al sicuro parlando con me. Ok, e quindi se tu sai già del progetto, you know you can rest assured. Lo sai che puoi riposare bene? Puoi stare tranquillo, no? No? Non sono molto a conoscenza dei dettagli. È sicuro? Ma sì, dai, posso darti le informazioni che ti mancano, diciamo così. Sono la direttrice, dopo tutto. Oh, dopo ore abbiamo un nuovo fatto. Diana Mayes è la direttrice del progetto lì. Non hai nulla da temere. Tell me more about the social psyche welfare. Beh, direi di sì. Ci starebbe servire un drink e andare sempre su sympathy. Anche se io non so se farli bere troppo poi possa diventare negativo come nella realtà. Cioè, in teoria stiamo andando bene e possiamo andare dritti ad avere informazioni sul social psyche welfare. Però quando c'è l'opzione di servire ciao Marty, non esiste questo effetto. Buono sapersi.
Allora, se abbiamo la possibilità di darle un altro drink, lo facciamo assolutamente, sarà il medesimo, eh? Instillarle paura adesso non mi sembra sensato. Non mi sembra che prima abbia funzionato un po' il tavolo, beccato. No, ho sbagliato. Dovremo aggiustare di assenze. Ragazzi, questo drink non viene tanto bene. Accidenti. L'assenzio è tremendo, porca vacca. Come nella realtà. Vabbè, vai a zappare. Dai che ce l'ho buona. Vai. So good. Good mood. Ok. Insistiamo. Sembrava disposta a dirci altro sul social psyche welfare. Ok, non c'è modo di tornare indietro con te, quindi andrò all in. Are you ready? Qua ci arrivano le info grosse, eh? Qua ci arrivano le info grosse. Are you ready? Questa qui è l'inizio, direi che siccome il gioco è figo, io direi che lo finiamo, anche perché credo che non sia un gioco particolarmente lungo, quindi mercoledì prossimo proseguiamo con questo. Are you ready? Shoot! Il social psyche welfare è la più grande rivoluzione nell'area dello human comfort. Abbiamo lavorato per molto tempo nel designare, nel progettare un sistema che faccia sempre sentire lo user al suo meglio. 5 ore, vai, facciamo due live, forse 3. Che ore sono? 17, andiamo un po' avanti. L'SPW è capace di tell apart, forse dovrebbe essere tear apart, di tell apart. Sentimenti come la depressione, l'ansia, la rabbia, e tenerli sotto controllo usando solo il potere della tua fisiologia. È tutto naturale, non ci sono effetti secondari, non ci sono effetti collaterali. Abbiamo ricevuto nuove informazioni. Distinguere la paura, la depressione, eccetera, non farà sì che tu smetta di essere te stesso, non avrà degli effetti sulla creatività. Sembra un mind control device, Tommy. Non credi che sia un po' innaturale? Queste mi sembrano tutte un po' supponenti, se devo dire. Questa è abbastanza sparata. Vorrei andare su questa. Non ti farà smettere di essere te stesso. Non avrà nessun effetto sull'individualità. È certamente naturale essere spaventati dalla prospettiva della felicità illimitata. Ma questo è molto meno intrusivo dell'antidepressivo medio che i cittadini di questa città, insomma, mandano giù tutti i giorni. E quindi tu mi stai dicendo che rimuovere una parte importante del nostro spettro umorale non cambierà la nostra personalità? Io non ho detto questo. Ci aiuterà ad avere accesso a un noi stessi migliore, a un sé migliore. O forse preferisci essere triste. I wouldn't like to lose my sadness. Qui dobbiamo... Ovviamente noi non dobbiamo... Almeno secondo me, nei panni del barista, noi non dobbiamo sentire la necessità di dire la cosa giusta che pensiamo, ma dobbiamo cercare di ottenere il più possibile da lei. E quindi provo a dire no. No, non è un sentimento piacevole. E quindi che cosa c'è di male nel far sì che il tuo corpo lo sopprima? Ma ci sono ancora delle cose che mi preoccupano. Ok, così abbiamo altre domande. Eh?
Quindi abbiamo in realtà, forse le possiamo fare tutte, eh? Innaturalmente una domanda del cazzo. Facciamo questa cosa della creatività. Non avrà dei effetti sulla creatività? Lo spero. Scusa. Il fatto che la depressione sia una fonte di ispirazione è un mito assolutamente malsano, il che è vero. La piramide di Maslow, baby. Per raggiungere la realizzazione personale, per abbracciare la creatività, devi prima essere in pace. Non devi essere depresso per scrivere una favola o una storia oscura. Non hai bisogno di odiare per disegnare la violenza. L'arte è un'emozione che attraversa il filtro di un focus calmo. Questa però è una risposta interessante. Ok, ma che esperienze l'artista dovrebbe distillare se non ha sentito nulla prima? Oh, ma non hanno già sentito abbastanza? Eh sì, però in futuro... Giusto. Le nuove generazioni. Giusto. Però mi sto facendo prendere la mano dal voler argomentare, eh? I suppose Supercontinent plans on pushing... Vorranno, no? Spingerlo e diffonderlo a tutta la popolazione. E quindi i ragazzini, eccetera, eccetera. Everlasting happiness dalla nascita. E che razza di arte vuoi che faccia? Non vedo il problema, Donovan. Prima di tutto è il governo che determinerà l'età minima per beneficiare dell'SPW. Ma in ogni caso l'arte non esiste per intrattenerti, per divertirti. Non è altro che un riflesso dei tempi. Se l'umanità evolve, è soltanto naturale che l'arte evolva con essa. E se con l'SPW entreremo in un'era di arte, mamma mia, marchiata dalla celebrazione, e così sia. Quindi un'arte della felicità, un'arte acritica e celebrativa, no? Un po' l'arte totalitaria in qualche modo. Vabbè, comunque andiamo avanti. Ti bevi, no? La tua stessa sbobba, no? In qualche modo. Cioè, credi alle tue stesse boiate, mi viene da dire. Non riesco a capire perché tu sei così radicalmente contro la totale fottuta felicità, man. Ma perché essere umani ha a che vedere con l'odiare, il piangere, l'avere paura, e l'amare, e il ridere, e l'effimera, fottuta euforia. Non penso che dovrei aspettare allora per vedere quanto ciò sarà figo per tutti noi. Vuoi parlarne ancora? Allora a sto punto facciamo tutto. Facciamo mo' l'innaturale, che è l'obiezione proprio sciocca, ma insomma. Non pensi che sia innaturale? Parli proprio come un boomer. Sai quante volte questo argomento è stato usato contro il progresso? Allora andiamo diretti. O più amichevoli. Non è progresso, è devoluzione. Però questa è una visione teleologica dell'evoluzione. Che vuol dire? This is not the same in che senso? Lo dovremmo sapere prima di dirlo. Suono come un nonno. Vabbè, andiamo su questo che potrebbe essere interessante. Questo non è progresso, è devoluzione. Sì, e come mai? Mi sembra una bella figata sci-fi, no? Il fatto che sia una meraviglia tecnica non significa che sia progresso per l'umanità. Non stai aggiungendo nulla all'esperienza umana, stai sottraendo da essa. Ci stai privando dell'insights, della tristezza, ad esempio. Ci stai privando del carburante, della rabbia. Una società che non si incazza è una società che non chiede cambiamento. Tu stai rubandolo, no? Sottraendo all'umanità quegli strumenti, no? Così a lungo utilizzati, che usa per avere a che vedere con la realtà. Stai di fatto inventando un device per fermare il tempo. But
Ma non possiamo andare avanti senza conflitto? Questa è davvero una un'affermazione bleak. Com'è pure bleak, che non è bleach? Scusate. Arrivo. Squallido. Questa è davvero una posizione squallida, no? Ma non necessariamente una falsa. Ci penserò un po'. E ne parlerò con il mio team. Attenzione che siamo riusciti ad influenzare. Diana ha dubitato di se stessa. Grazie. Quindi questo noi lo possiamo fare. Avrei solo voluto che ne avessimo parlato prima. Qualcos'altro? Beh, andiamo sul mind control. Quindi ricordiamoci che noi stiamo influenzando la futura missione del nostro partner. E probabilmente la rendiamo più semplice o meno pericolosa. Quindi... cioè... noi non dobbiamo immaginarci in questi dialoghi come io player devo far vincere la mia posizione. Dobbiamo immedesimarci in Donovan, in Brandis, nella situazione, eccetera, eccetera. L'SPW mi sembra una sorta di mind control device, di sistema di controllo della mente. Ah, beh, questo mi sembra eccessivo, no? Non è l'infelicità ciò che ci fa andare avanti? Beh, oddio, adesso... quello che tu mi stai vendendo sembra la peggior specie di conformismo. Nessuno vorrà mai combattere, ribellarsi per distruggere il nostro mondo. E questo è abbastanza conveniente, no? Per una corporazione e il governo, no? Non è così? Il vero lascito, ma anche la vera impronta della felicità eterna è l'obbedienza assoluta. Non esagerare. Sto usando SPW right now. Mi vedi come un agnellino indifeso? Peso questo. I don't think so. Come fai a saperlo? Mi sento meglio che mai. Vedi? Ti sbagli e come sul fatto che l'infelicità sia il più grande motivatore. I migliori obiettivi sono nati dalla gioia e dall'amore. Ma io non ti biasimo, tu sei sempre stato un sopravvissuto. Ma quei giorni sono ormai finiti. Non vorrei sembrare folle adesso, ma visionario in qualche modo. SPW è la fottuta pace mondiale. Non riesci a vederlo? Scusa, ma no, non riesco a vederlo. Il mondo ha bisogno di disaccordo per continuare ad evolversi. La pace mondiale sembra solo l'eternal slumber. Slumber sarebbe, non mi ricordo. Slumber, sonno, in sonno eterno. Lascia che ti interrompa qui prima che tu inizi a fare una, potremmo quasi dire un'apologia della guerra, eh? Sai che non è quello che intendo, ma insomma. Trump ha semplicemente detto che la pace mondiale è male per l'umanità. Ok, questo argomento non va da nessuna parte. Cambiamo il soggetto, ok, ne abbiamo avuto abbastanza. In realtà qualche dubbio siamo riusciti a instillarlo, però devo dire che personalmente io come player non sono affatto convinto che Donovan abbia ragione. Cioè, soprattutto è stato veramente decisivo quando lei ha detto che lei in questo momento ha SPW funzionante in sé. E non ci sembra una persona, non ci sembra una bambola senza cervello, anzi. Quindi abbiamo completato Social Psyche Welfare. Sono molto eccitata da tutto questo. Mi dispiace che tu non sia un fan, ma accettalo, questo è il futuro. No, il presente. Non lasciare che ti entri sotto pelle, no? O tu rovinerai quella tua fragile, fatta a mano, felicità, no? Ok. Che informazione vuoi da me? Servi un altro drink. Direi, ragazzuoli, che ci possiamo... siccome ho visto un autosave, direi che ci possiamo fermare qui. Il gioco è molto... secondo me è molto interessante e molto bello. Direi che lo proseguiamo mercoledì prossimo alle 15. Quindi probabilmente facendo un 2 ore così, probabilmente ci metteremo 3 live.
posso immaginare, se era nelle 5, noi andiamo un po' più lenti, eccetera. Probabilmente ci mettiamo tre live, che ci può stare. E vi ricordo che domani sera alle 21 iniziamo Dragon Age Origins, e che venerdì sera alle 21 facciamo Final Fantasy X. Lunedì prossimo realisticamente finiamo, anzi spero e voglio crederci, finiamo The Walking Dead. Se saranno 4, saranno 4, ci può stare, ci può stare. Grazie mille ragazzi, grazie. Direi che qua tanto non è che ci sia chissà che cosa. Ci sono gli autosave, eccetera, eccetera. Infatti. Ok. Grazie mille, guys. Ci vediamo domani sera, se vi va. Ciao a tutti.